Salute e pace, Altair. Altrettanto, fratello. Sembra che il fato ami tirare degli scherzi. Roberto di Sable è a Gerusalemme. Ho veduto i cavalieri con i miei occhi. Solo la sventura segue quell'uomo. Non gli darò l'occasione di proseguire la sua campagna. Che la vendetta non offuschi il tuo giudizio, fratello. Sappiamo entrambi che ciò non è un bene. Non ho dimenticato. Non hai niente da temere. Non cerco vendetta, ma conoscenza. Davvero non sei più l'uomo che conoscevo. Il mio lavoro mi ha insegnato molto. Mi ha rivelato segreti. Ma ancora mi mancano delle tessere di questo rompicapo. Che vuoi dire? Gli uomini che ho eliminato operavano insieme, guidati da costui. Roberto ha dei piani su questa terra. Questo lo so per certo. Ma come e perché, quando e dove? Tutto questo mi sfugge. Rociati e saraceni che collaborano. Non sono niente di tutto ciò, ma qualcos'altro. Templari. I Templari fanno parte dell'esercito crociato. O così vogliono far credere a Riccardo. No, la loro fedeltà va a Roberto di Sable e ha una loro astrusa idea di poter fermare la guerra. La storia che narri è ben strana. Altro che, Malik. Parlamene. Roberto e i suoi Templari sono in città. Sono qui per rendere omaggio a Majid ad-Din. Assisteranno al funerale e lo farò anch'io. Perché mai dei Templari dovrebbero assistere al suo funerale? Questo ancora non mi è chiaro, anche se otterrò una confessione a tempo debito. I cittadini stessi sono divisi. Molti li vogliono morti. Altri però dicono che sono qui per parlamentare, per fare pace. Sta cosa puzza. Te l'ho detto. Gli altri che ho ucciso mi hanno detto lo stesso. Ciò li renderebbe nostri alleati. E tuttavia li uccidiamo. Esattamente. Non siamo affatto come quegli uomini. Il loro scopo appare nobile, ma i mezzi per ottenerlo non lo sono. Almeno così Al-Mualim m'ha detto. Dunque qual è il tuo piano? Non è detto che Al-Mualim sia la Bibbia proprio, cioè la bocca della verità. Meglio è. Dammi la piumetta, che tra l'altro in Assassin's Creed Mirage tornerà la piumetta. Si è visto nel trailer. Quindi da qual arma, fratello? Malik, prima di andare c'è qualcosa che devo dirti. Mi stai sul cazzo. Sono stato stupido. Normalmente non oserei contraddirti, ma che ti prende? Di che cosa parli? Fino ad ora non ti ho mai chiesto scusa. Troppo orgoglioso. Hai perso un braccio a causa mia. Hai perso Kadar. Avevi tutto il diritto di essere in collera. Non accetto le tue scuse. Come? No, non comprendi. Non accetto le tue scuse perché non sei più l'uomo che venne con me nel Tempio di Salomone. Perciò tu non hai nulla di cui scusarti. Malik. Forse se non ti avessi invidiato tanto, io stesso non sarei stato così incauto. La colpa è anche mia. Non devi dire così. Siamo un tutt'uno e condividiamo la gloria delle vittorie, come pure il dolore delle nostre sconfitte. In questo modo diventiamo più vicini, diventiamo più forti. Hanno fatto pace, che bello! Riposati se ne hai bisogno. Che tu sia pronto per ciò che ti attende. Questo non me l'aspettavo, hanno fatto pace, ragazzi. Il che è una cosa molto bella. Roberto partecipa al funerale di Majid ad-Din, allora funerale sia. Togliamo il segnalino come sempre. In culo ai lupi, ma ce la facciamo sta strada, sono più di 270 metri. L'armata di Marrani si spinge a sud. Non dovrebbe, lasciandosi alle spalle solo morte. Al-Din si dirige contro di lui. Osha! Dove sta andando? Si prendeva del... C'è un templare qua. Ah, vabbè. Combattiamo ancora prima di dover combattere, fantastico. Vabbè. Fanculo così. Fanculo proprio. Chi ti vuole? 10 su 60. Me ne mancherebbero un bel po'. Prendere uno spavento. Vi prego, avete qualcosa da darmi? Vi prego, sono povera, prendo qualche spicciolo. Per favore. Qualche spicciolo. Chiedo solo qualche spicciolo. Cosa lo spingerà? Da cosa starà scappando?
Cosa lo spingerà a correre così? La fretta, mi scappa la cacca, ecco perché corro così. Spicciolo. 30 metri e ci sono già le guardie da superare, non c'è problema. Piano B. Bene, adesso non mi possono più beccare. Vediamo il mega discorso. Minchia, che cazzo di vestito c'ha? Peggio d'un bruto. Per piangere la scomparsa dell'amato Machida Din, rapato anzitempo da questo mondo. So che il suo trapasso vi fa sentire addolorati, ma non dovreste, poiché come tutti noi usciamo dal grembo, così tutti dobbiamo anche lasciare questo mondo. È naturale, come il sorgere e il calare del sole. Riflettete un istante sulla sua vita e ringraziate per tutto il bene che ha fatto. Sappiate che un giorno lo ritroverete con voi in paradiso. Madonna, tipo prendere un coltello, piantarlo dentro il corpo a tutti. Ma proprio nello stomaco. Ah, che voglia. È un bel colosso da affrontare però, eh. Come sapete, quest'uomo è stato ucciso da un assassino. Abbiamo cercato il suo sicario, ma senza successo. Quelle creature celano nell'ombra e rifuggono ogni scontro leale. Te ne sei accorto adesso? Ma non oggi, poiché uno di essi è in mezzo a noi. Egli si beffa di noi con la sua presenza e perciò deve pagare. Trovatelo, portatelo. È qui per voi. La giustizia di Dio sia fatta. Sono tanti uomini, cazzo se sono tanti, anche ben coperti. Vai, si comincia già. Già perso metà vita, non ho estratto un colpo. Ma tu cosa cazzo vuoi? Fatemi togliere dalle palle questo arciere qua. Andiamo a combattere dove non c'è rischio di prendere frecciate. Forza. Vabbè, 5 tacche di vita per sta stronzata. Oh, bravissimo. Uno l'ha ammazzato, finalmente. Vabbè, questo era easy. Ma che è una donna quella che parla? Ci mancava anche che l'arciere mi colpisse. Bravo. Se non te ne sei ancora accorto, sappi che hai già perso in partenza. Ha rispedito al mittente. Forza, via. Fuori un altro. Bravissimo contrattacco così all'ultimo. Colpo di grazia. E colpo di Antonella. Non l'ha colto!
Non ci voglio credere, raga, non l'ho colto. Ma una donna, una donna. Sì. Yes. Ma che tu muoia. È una donna. Immagino ti attendessi qualcun altro. Che stregoneria è questa? Nessuna stregoneria. Sapevamo della tua venuta. Roberto voleva essere certo di avere il tempo di allontanarsi. Quindi è fuggito. Che bastardo. Possiamo negare il tuo successo. Hai fatto scempio dei nostri piani. Prima il tesoro, poi i nostri uomini. Il controllo della Terra Santa ci è sfuggito. Ma poi egli ha visto un'occasione per reclamare ciò che è stato rubato, per volgere le tue vittorie a nostro vantaggio. Al Mualim ha ancora il tesoro e abbiamo già respinto il vostro esercito. Qualunque sia il piano di Roberto, fallirà di nuovo. Ah, ma non è solo con i Templari che avrete a che fare adesso. Parlate chiaro. Roberto va ad Arsur per perorare la sua causa. Saraceni e Crociati uniti contro gli assassini. Questo non accadrà mai. Non ne hanno... Accadrà, accadrà. Non ne avevano forse. Ma ora gliene avete dato uno. 9, a dire il vero. I cadaveri che ti sei lasciato dietro, vittime di entrambe le fazioni. Hai reso gli assassini un nemico comune e assicurato la distruzione completa dell'ordine. Ben fatto. Non 9, 8. Aia. Che vuoi dire? Non eravate la mia preda. Non prenderò la vostra vita. Siete libera di andare, ma non seguitemi. Non mi serve. Sei già troppo in ritardo. Lo vedremo. Ma quindi la posso uccidere lo stesso? Non la posso uccidere. E torniamo alla dimora, ragazzi, con l'amaro in bocca. C'è tutto sto battaglione dove abbiamo praticamente rischiato di morire, abbiamo annusato la morte per niente. Fantastico. Aiutatemi, grazie. Che di combattere ne ho abbastanza. Dentro. Gerusalemme è libera, ma noi non abbiamo trovato quello che stiamo cercando. Si è buggato, ragazzi. Certo che posso fuggire. E quindi, ragazzi, siamo ancora alla ricerca di Roberto di Sable. Però l'avevo detto che era una donna quella sotto quel vestito da templare. E non capisco perché non se ne sia accorto Altair. È vero comunque che per avere un confronto avrebbe dovuto comunque ammazzare gli altri. Quindi praticamente tutto inutile dall'inizio alla fine. Vabbè, ma Gidardin si sa che è morto, è stato sepolto, almeno quello. Dentro. Rafik, andiamo a dirci. Malik, anzi. Malik, ciao. Numero 28. Una trappola. Ho saputo che il funerale è finito nel caos. Che è accaduto? Roberto di Sable non è mai stato qui. Ha mandato un'altra persona al suo posto. Mi aspettava. Devi andare da Al-Mualim. Non c'è tempo. Ella mi ha detto dove è andato. Che cosa progetta? Se ritorno a Masyaf, egli potrebbe riuscire. E allora? Temo che verremmo annientati. Abbiamo ucciso molti dei suoi. Non può sperare in un attacco vero e proprio. Aspetta. Hai detto ella? Sì, era una donna. Strano, lo so. Ma ci penseremo un'altra volta. Per ora dobbiamo concentrarci su Roberto. Avremo anche assottigliato ai suoi ranghi, ma quell'uomo è astuto. Va a perorare la sua causa da Riccardo e Salah al-Din. Per unirli contro un nemico comune. Contro di noi. Ah, ti stai sbagliando. La cosa non ha senso. Quei due non si accorderebbero mai. Oh, ma lo faranno. E la colpa è soltanto nostra. Gli uomini che ho ucciso di entrambi gli schieramenti nel conflitto erano importanti per entrambi i sovrani. Il piano di Roberto sarà ambizioso, ma ha senso. E
potrebbe funzionare. Senti, fratello, le cose sono cambiate. Tu devi tornare a Masyaf. Non possiamo agire senza il permesso del maestro. Potrebbe compromettere la confraternita. Pensavo che l'avessi imparato. Non nasconderti dietro le parole, Malik. Regil credo i suoi principi come uno scudo. Ci sta occultando delle cose, cose importanti. Sei tu che dicevi che non puoi mai sapere qualcosa, solo sospetto. Rilitigano di nuovo? Beh, io sospetto che questa storia con i Templari nasconda ben altro. Quando avrò finito con Roberto, mi recherò a Masyaf in cerca di risposte. Ma forse puoi andarci tu. Non posso lasciare la città. Allora cammina tra la sua gente. Cerca chi era al servizio di quelli che ha ucciso. Scopri ciò che puoi. Ti reputi perspicace. Forse vedrai cose che a me sono sfuggite. Non saprei. Devo rifletterci su. Ma come devi, amico mio. Ma è ora che io vada ad Al-Suf. Ogni istante che passa... Al-Suf. Ecco, fa un passo avanti. Sta attento, fratello. Lo sarò. Te lo prometto. Bravi, non avete litigato. Bravi.